Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di lettura del libro La fortuna con i tarocchi. Oggi parleremo del decimo arcano che è la ruota o la ruota della fortuna, come in questo caso. Eccola qua. Bene. Corrispondenza astrologica Capricorno. Successo, significato: successo grazie al favore della sorte, fortuna, cambiamenti vantaggiosi, massimamente positivi, superamento delle avversità, arricchimento creativo e materiale, incontri fortunati, evoluzione positiva, idee azzeccate e ottime invenzioni, protezione della sorte propizia, iniziative fruttuose, circostanze opportune, destino vantaggioso in tutti i sensi. Negativamente, successo provvisorio perché ottenuto non per meriti personali, transitorietà della fortuna, cambiamenti che possono stordire perché troppo repentini, imprevisto, ritardi, gelosie, invidie. In affari, sorte propizia, sicurezza economica, al gioco, momento favorevolissimo, approfittarne, per la salute, disturbo l'apparato neurovegetativo. Il simbolo grafico è questo, un cerchiolino piccolino all'interno di un altro cerchio. Sembra una mezzaluna, insomma, però invece di essere messa così, così. Pianeta congiunzione Luna-Mercurio, cioè il pianeta è la congiunzione Luna-Mercurio. C'è un capello. La carta, per cui ora andiamo ad analizzare la nostra carta. Boh, non so dove metterla in modo che si veda tutto il necessario. Così, ok. La ruota della fortuna o del destino è segnata a due cerchi concentrici, a 7 ed 8 raggi, a forma di 8, numero dell'infinito. Non mi sembra. I raggi qua sono 6, innanzitutto, e il cerchio è 1, però vabbè, va bene. È sostenuta da un palo di viva materia lignea. Lignea. Qua sono due. Che a volte si ritiene per tradizione l'albero maestro del grande veliero della vita. Una manopola dà l'avvio ai suoi giri. Che questa ce l'abbiamo, la manopola. Ogni giro una vita. Le due ruote concentriche girano in senso inverso, simboleggiando così la legge dei contrapposti. Sulla ruota maggiore stanno due esseri mostruosi. Qua ci sono almeno questi. Uno a sinistra ricorda la figura del segno zodiacale del Capricorno, visto che è per metà caprone e per metà pesce. Non mi risulta. La sinistra dovrebbe essere questa. L'altra a destra raffigura una specie di anguilla, un animale acquatico di colore azzurro. Beh, non ci siamo perché è giallo. Il primo ha dato i colori verde e rosso, una fusione di sensibile o passivo e di fisico o attivo. Il secondo raffigura la spiritualità. Penso che qui penso sia raffigurata da questo terzo animale là sopra in cima. In cima alla ruota, no, scusate, c'è una base lignea su cui poggia una sfinge, eccola qua, delle quali dominano i colori dei quattro elementi primordiali, cioè il rosso fuoco, il verde acqua, il nero terra e l'azzurro aria. In una zampa tiene un pugnale per dividere le sorti, per tagliare i fili del destino. Possiede anche assali per levarsi oltre il reale, il materiale. Ai piedi della ruota, su entrambi i lati, sono delle piccole imbarcazioni a vela, che non ci sono, sulle quali navigano un serpente maschio e una femmina. Questi ultimi rappresentano i fondamenti della creazione, quindi del generarsi e del finire di tutte le cose. La ruota, col suo perpetuo movimento rotatorio, assicura l'evoluzione della vita. Tutto compie il proprio percorso assegnato a diverse velocità, per poi fermarsi e trovare morte. Ogni contrapposizione diviene una sorta di unione, durante tale movimento di eternità, di divenire. L'essere ha motivo di esistere. La ciclicità degli eventi è regina dell'ordine. Ha la meglio sull'originario caos delle sacre scritture. Ogni avvenimento ha senso di esistere come punto di percorso. Male e bene, gioia e dolore, luce ed oscurità, vita e morte ne fanno parte e come tali devono essere accettati dall'uomo secondo la somma regola naturale. Senza posa si succedono sconfitti e trionfi. Astrologicamente c'è corrispondenza con la decima casa dello zodiaco, quella appunto delle condizioni esterne della sorte. Il consiglio: ostacoli imprevisti si oppongono continuamente al realizzarsi dei nostri progetti di vita, però non è detto che le cose si svolgano in modo del tutto negativo se non vanno come vorremmo andassero. Dobbiamo aver fiducia nel naturale equilibrio delle cose. Ogni sforzo, prima o poi, darà i suoi esiti positivi. Ogni rinuncia verrà compensata da nuovi doni. Il destino pensa ad equilibrare le sorti quando meno ce l'aspettiamo. Comunque non esiste in senso lato la sfortuna, in quanto essa è solo un modo di vedere ciò che sembra contrastare le proprie aspettative.
andiamo ad analizzare qui la carta della, della ruota. Allora, anche qui è la ruota della fortuna. Qui abbiamo qualcosina, un pochettino in più. Allora, anche qui non ci sono veglieri, non ci sono serpenti, non ci sono i due cerchi che fanno lotto. Ci sono però le due bestiole. Allora, qua c'è la sfinge. Le due bestiole. Allora, una in realtà è un drago a tre teste e una è una specie di uomo lupo, uomo canguro, cioè un umano con una faccia da di cane, che è tipo questo. Se andate a guardare, cioè se andiamo a guardare, è simile a questo. E al posto di questa specie di brutta di animale brutto scimmia c'è questo drago a tre teste. Penso che mi fa vedere, ecco così. E quindi no, non so, questa è un'altra carta totalmente non rappresentata come dovrebbe. E niente. Questo vedete, cioè questo spiega quanto è importante avere un mazzo di tarocchi nel quale voi visivamente riuscite, anche se non è tutto rappresentato, comunque riuscite a ricordarvi i significati della carta e a avere i vostri punti di riferimento. A volte non serve, cioè in realtà uno potrebbe semplicemente studiarsi il significato e poi avere una carta completamente bianca, sapere soltanto il numero e dire, boh, su questo so cosa mi rappresenta. Però a volte è utile, soprattutto all'inizio, avere un mazzo di tarocchi che, anche se non sono i marsigliesi o quelli classici, che potrebbero essere i Rider-Waite, oppure altri, insomma, che vi diano questi input per ricordare le cose. Detto questo, come sempre, grazie per aver visto il video. Ci vediamo al prossimo video con la forza.